Buongiorno, buongiorno, buongiorno tifosi della Juve Stabia, ci ritroviamo nuovamente per questa seconda diretta che vi riporta nuovamente all'interno di quello che è il mondo della ISS Juve Stabia. Ci ritroviamo come sempre, ancora una volta, qui alle mie spalle con lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Un buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando, un bel forza Juve Stabia come state facendo già in tanti. Beh, secondo appuntamento, siete curiosi di sapere di chi si tratta, chi entrerà a far parte di questa diretta insieme a me? Un buongiorno ovviamente da Ciro Novellino. Beh, si tratta ovviamente del nostro Ivan Provedel, il nostro portierone, perché lo abbiamo già annunciato nelle appunto dire, nell'appunto diretta di circa una trentina di minuti fa. Ce l'abbiamo, sta entrando proprio adesso in diretta insieme a noi. Eccolo qui. Ciao Ivan, un Ciao buongiorno, Ciro, ben ritrovato. grazie, ciao Ciro, ciao a tutti. Un saluto ovviamente va al nostro portierone Ivan Provedel. A proposito, beh, ragazzi, se volete inviare qualche domanda al nostro portierone, fatelo tranquillamente, sono pronto ovviamente a leggerle qui durante questa nostra chiacchierata. Beh, Ivan, innanzitutto ti chiedo come stai, come ti senti, come va? Oh, bene, per fortuna tutto bene, sto bene. Sto passando questa quarantena, mi sto allenando e insomma sto un po' fremendo in attesa della ripresa, però dai, ci vuole un po' di pazienza. Ci vuole un po' di pazienza, ci vuole tanta pazienza sicuramente, Ivan, però è anche vero che dobbiamo ancora una volta fare un nostro appello a tutti perché bisogna continuare a restare a casa, bisogna stare a casa ancora per un po', anche se dal 4 di maggio qualche cosa comincerà a cambiare, dal 18 in poi potrebbe cambiare ancora qualche cosa in più, ma ne parleremo all'interno di questa diretta. Di sicuro, Ivan, dobbiamo restare a casa. Questo è poco ma sicuro. Quello sì. Arrivano già tanti messaggi, eh. Io ho letto già da parte di qualcuno dei messaggi: "Ciao Ivan, grande bomber". Beh, quel tuo gol non è stato assolutamente ancora dimenticato. No, per fortuna un gol è servito soprattutto e insomma questo mi fa piacere. Poi è ancora un ricordo ancora più bello per me, quindi mi fa ancora più piacere, ecco. Spero appunto di tornare presto in campo per rivivere queste belle emozioni, ecco. A proposito di campo, ma lo vedi alle mie spalle? Lo vedo bene, sì. Che effetto ti fa, Ivan? Mi manca, anche perché a differenza anche di altre squadre, noi lì ci passiamo proprio tutto, facciamo tutto lì, ci alleniamo, giochiamo, qualsiasi cosa, per cui mi manca ancora di più. E appunto, tu lo vedi, lo sto vedendo anch'io adesso, spero Guarda, di mi tornarci sposto sopra presto. leggermente, te lo faccio vedere ancora di più, guarda. Speriamo Manca ovviamente, presto. manca a tutti. Pensa che manca anche a me il fatto, magari, quando sono a lavoro con voi all'interno del Menti è un discorso, ma anche quando non sono con voi all'interno dello stadio e vi guardo allenarvi dal balcone, diventa, in questo periodo sta diventando pesante per me anche questa di situazione, però ribadiamo appunto il concetto, quello che abbiamo detto sin dall'inizio: dobbiamo restare a casa e per il bene di tutti torneremo ovviamente a fare ciò che abbiamo sempre voluto fare, e quello appunto di giocare all'interno del Menti, di tornare al gol, magari perché no, anche di Ivan Provedel, visto che uno l'hai già fatto. Però ci sono, caro Ivan, delle domande. Allora io un po' alla volta mi avvicino, proviamo a leggerne qualcuna. Allora, vediamo, vediamo. Allora, eccolo qui, per esempio, te lo faccio vedere. Catello del Gaudio dice: "Non ci sono parole, è uno dei migliori portieri mai avuti". Posso solo ringraziarlo, cioè, posso dire poco, ecco. Lo ringrazio tanto e mi fa piacere. Spero di continuare a dare il mio contributo appunto nell'eventuale ripresa, ecco. Sarebbe bello. Eventuale ripresa, caro Ivan, noi lo tocchiamo l'argomento ovviamente cercando di capire, quantomeno dobbiamo aspettare, ecco, più che capire dobbiamo per forza aspettare quelle che saranno le decisioni. Il Premier Conte ha annunciato durante la conferenza di qualche giorno fa che dal 18 in poi c'era la possibilità appunto di
allenamenti nuovamente per quanto riguarda le società, però c'è appunto questo protocollo che non è ancora stato ultimato. Il ministro dello sport Spadafora invece ha delle idee totalmente diverse, o quantomeno prende ancora tempo. Ecco, non abbiamo ancora la certezza che il 18 ci si possa allenare o meno. Di sicuro quello che sappiamo è che dal 4 di maggio una corsettina all'interno di quelli che sono diciamo i perimetri delle nostre abitazioni, forse anche un pochino in più, la possiamo anche fare. Sì, sì, infatti noi, insomma, c'è un'ordinanza per quanto riguarda la Campania, insomma, non vorrei dire cose sbagliate, ecco, però dove comunque già da questa settimana a noi ci è permesso in determinate fasce orarie, la mattina presto e la sera, di svolgere attività fisica all'aperto, ovviamente mascherina, una certa distanza, nei pressi di casa. Speriamo dal 4 di... insomma, di poter ampliare la cosa, perché vuol dire anche che le cose stanno andando sempre meglio, e insomma noi cerchiamo di fare il possibile. Al momento ci stiamo allenando in casa, adesso con questa modifica possiamo fare qualcosina in più, e speriamo di continuare con questa progressione. Eh sì, perché ovviamente bisogna andare step by step per poter appunto tornare ad essere e a rifare, ecco, ciò che facevamo in precedenza. Va detto però, caro Ivan, che da quella gara con lo Spezia, ecco, il campionato di calcio di Serie B, come d'altronde anche gli altri, si sono fermati. Ecco, è dallo Spezia in poi che non vi si vede più in campo. Abbiamo detto che è passato tanto tempo, abbiamo detto che ovviamente la volontà è quella di ritornare presto. Sappiamo però, lo abbiamo sentito anche da mister Fabio Casetta settimana scorsa, che è anche vero che comunque vi state allenando un po' all'interno appunto delle proprie abitazioni, state seguendo un po' quelli che sono i dettami del prof in particolar modo. Sì, sì, noi ci alleniamo la mattina, facciamo le videochiamate di gruppo, abbiamo dei gruppi dove appunto seguiamo il lavoro del prof per cercare un minimo anche di avere un po' di contatto tra di noi e comunque di essere monitorati nel lavoro. E poi ora cerchiamo, aumenteremo un pochino, integreremo anche con dei lavori da fare a parte, appunto avendo la possibilità, ecco, di correre. E insomma, poi sicuramente qualcosina in più facciamo anche magari nel pomeriggio, appunto non abbiamo niente da fare, quindi qualcosina in più a casa, ecco, per tenerci in forma riusciamo a farla nell'limite possibile. Beh, certo, un nostro amico Luca Giovanni, non ricordo il cognome, mi è sfuggito, ti chiede in particolar modo, ecco, la scelta di Castellammare di Stabia. Ormai è passato un bel po' di tempo da quel gennaio, però ecco, dove nasce questa scelta? Quanto sei contento ovviamente di vestire questa maglia? Stai tornando ad avere nuovamente la continuità che meriti, perché io che ti conosco da quando eri ancora più giovane di quello che sei adesso, ti conosco davvero da tanto tempo, beh, so che sei un portiere di grande livello e lo stai dimostrando gara dopo gara con la maglia della Juve. Intanto ti ringrazio. Guarda, io già l'estate, nella sessione del mercato estivo, sarei dovuto andare via da Empoli, e insomma hanno deciso così e non c'è stata la possibilità. Comunque stavo recuperando da un intervento e è andata così, insomma sono rimasto chiuso. Poi dopo questo inverno, a gennaio, comunque la situazione non è facile, perché come ben sai a gennaio prende chi ha bisogno, comunque le situazioni sono particolari, non è un mercato come quello estivo. E poi a un certo punto, quindi era un po' difficile, era complicato. Poi insomma un giorno è arrivata la chiamata, mi ha chiamato il mio agente, mi ha parlato la Juve Stabia, insomma dopo ci siamo sentiti subito con Polito, col direttore, e per fortuna la cosa è andata in porto e sono arrivato. Dopodiché fortunatamente abbiamo giocato, da quando sono arrivato abbiamo giocato subito, e pensavo, ti dico la verità, di fare un po' più, di impiegarci un po' più tempo ad ambientarmi con i ragazzi nei meccanismi di gioco, invece è stata una cosa molto rapida e penso sia dovuto al fatto che è un gruppo coeso, unito, ben diciamo miscelato, nel senso tra giovani e meno giovani, e che vanno tutti nella stessa direzione, per cui
mi sono ambientato subito, mi sto trovando benissimo, tant'è che mi dispiace molto, al di là del gioco, della passione, anche proprio lo spogliatoio mi manca per stare con i ragazzi, perché tra di noi stiamo bene, per cui poi il rendimento secondo me è una conseguenza di tutto questo. Mario Gargiulo, beh, continuo ancora a rimarcare sul gol, e ti chiama Prove Gol, quindi ci sta. A proposito, no, bello questo. Prove Gol, sì, infatti, a proposito degli allenamenti, in particolar modo, ti faccio un nome, perché ecco, è uno dei mister, è uno dei collaboratori ovviamente di Fabio Casetta, però non lo si nomina mai, però da tanto, in particolar modo a voi portieri. Parlo di mister Petrazzuolo, ecco, lui è stato un grande calciatore, ha vestito in passato anche la stessa maglia della Juve Stabia, è uno duro, perché è uno che non molla mai, è uno che se c'è da rimproverarvi lo fa senza nessun tipo di problema. Che rapporto hai con mister Petrazzuolo? Che persona è mister Petrazzuolo? Al di fuori del campo è una grandissima persona. Ma guarda, il mister, come hai detto te, è una bravissima persona, poi... E ovviamente col passare del tempo abbiamo iniziato a conoscerci sempre di più, e è una persona, appunto è stato ex giocatore, quindi molte dinamiche le conosce, e ho visto soprattutto che è una persona che crede fortemente nel lavoro, per cui la prestazione e tutto quanto passa dal lavoro, e quindi lavoriamo tanto, ci fa lavorare tanto, ovviamente è esigente proprio per questo, per cercare di limare i dettagli per far sempre meglio. E poi insomma magari, ecco, lo vedete anche voi, sembra è un omone grande, grosso, però poi alla fine buono buono. Sì, è vero. Insomma, sono contento di poter lavorare con lui anche con i ragazzi, con gli altri portieri, insomma abbiamo creato un bel gruppo e sono contento. Guarda che ti scrive Diego Bozza 1617, rimani qui tutta la vita. Si sta bene a Castellammare. Cosa ti manca in particolar modo, al di là del fatto ovviamente che siamo chiusi in casa, però cosa ti manca della città? Hai modo ovviamente tu di girare un po' la città, però ecco, c'è qualcosa in particolare che magari senti la mancanza, la nostalgia, quella cosa che ti fa pensare, ecco, alla città di Castellammare in sé, ovviamente al di là dello stadio e al di là dei nostri grandi tifosi? Ma guarda, alla fine, al di là della pizza, se devo essere proprio sincero, che insomma è buona, e alla fine la cosa che caratterizza anche Castellammare, ma proprio in sé, è il contatto con le persone. Il rapporto, il dialogo, anche solo il cenno d'intesa, che è quello quando magari vai via dal campo che qualcuno ti saluta, così sono quelle le cose belle che ti fanno sentire ancora più attaccamento. Ivan Davide Gilardino dice: ma la graffa di pupetta l'hai assaggiata? Sincero no. Non puoi, ecco, tu non puoi. Noi invece l'assaggiamo volentieri e ti dico che è la migliore che c'è in assoluto. Tu che magari sei atleta non puoi, poi magari la proverai sicuramente. Sì, ma andiamo. Faccio una corsa in più il giorno dopo, dai. Esattamente. Allora, leggiamo qualche altro messaggio, vediamo. Allora, ecco, vediamo quest'altro, anche se è un po' quello che hai già detto in precedenza. Quest'altro nostro amico dice: che ne pensi di Castellammare? Insomma, a parte, insomma, ne abbiamo parlato, di Castellammare, sì. Penso solo cose positive, al di là delle persone, della gente, io comunque mi trovo bene, perché al di là il clima, insomma, si sta bene, ecco. Poi sai, quando, ti ripeto, quando riesci, mi sono ambientato subito, non so come, ma mi sono ambientato subito, e con i ragazzi mi sono trovato bene, inizi a conoscere un po' i posti dove andare, così, e poi ci stai bene. Per cui, insomma, c'è anche il mare, meglio di così. Davide Gilardino si è proposto, ha detto che ti porta lui quando finisce la quarantena a mangiare la graffa da pupetto. Perfetto. Invece Luigi Cannavacciolo ci scrive: le emozioni che hai vissuto, ecco, torniamoci su quel gol, dai, torniamoci ancora un altro po' su quel gol, perché io le ricordo le tue emozioni, tant'è che ti mandai diverse fotografie, tu eri
all'inizio un pochino frastornato, magari anche fosse un colpo in testa in quell'occasione, non ricordi neanche di aver colpito il pallone, mi dicesti dopo il gol. Ecco, però le emozioni quando ti sei reso conto di aver fatto i gol invece? Ma guarda, appunto all'inizio ero frastornato, non stavo capendo, non ho capito, insomma, l'ho capita, non l'ho capita, fatto sta che abbiamo fatto gol, casino, volevo correre all'inizio, non so dove, mi sono saltati tutti addosso, non ci ho capito niente, solo grande gioia, ecco. Poi dopo piano piano ho realizzato e la cosa più bella è stata comunque la soddisfazione che riesci a dare, che il gol in questo caso ai tuoi compagni e ai tifosi è stata quella che ti fa essere ancora più felice, ancora più contento e orgoglioso, diciamo, di questa cosa qua. Poi insomma, che ti devo dire? Poi si vede, ecco. Il mister? Che ti ha detto il mister? Allora, sono sincero, non mi ricordo. però, insomma, ma lo era sai contento. Che c'è... Lo sai che c'è un compagno di squadra che conosci ovviamente bene, il nostro Bukel, che ha scritto sì. Che sei carino. Beh, dai, detto da lui un gran complimento. Invece, poi ci chiede ancora, Bukel scrive, papà, non mister. Cosa ti ha detto papà allora, non il mister? Suo papà? Sì. Ah, il suo? No, che mi ha detto? Non mi ricordo, però insomma, secondo me non ci credeva manco il mister, perché ha detto non è possibile, sto qua è andato su saltare, è andato a fa casino, l'ha preso lui e ha fatto gol. Poi, quindi, secondo me ci credeva meno il mister di me, cos'era successo? Beh, noi eravamo tutti quanti a festeggiare il risultato ovviamente al tuo gol. Andiamo avanti, vediamo qualche altra domanda dei nostri amici, dei nostri tifosi. Allora, eccolo qui, vediamo. Questo amico Antonio Mosca dice: ti voglio più forte di prima dopo tutto questo grandissimo appunto periodo che stiamo ovviamente vivendo, probabilmente, e questo è il senso del suo discorso, più che una domanda, ecco, è una speranza, una volontà, un'affermazione da parte di questo amico. Io però ti sposto, Ivan, su un altro argomento, perché? Perché ovviamente, come sai, e so che lo sai bene, noi abbiamo avviato da diverse settimane il campionato B-Sports con i nostri Maurizio Sarcina e con Christian Esposito. Siamo nella zona alta della classifica. Purtroppo nelle ultime quattro gare, queste di 2 giorni fa, giocate domenica, non ci è andata tanto tanto bene. Sono arrivati soltanto 2 pareggi e 2 sconfitte. Abbiamo 23 punti in classifica, soltanto 3 i punti dalla testa della classifica stessa. Io so che tu spesso parli con Maurizio Sarcina, magari, che ne so, ti dà qualche dritta? Diciamo che ci siamo sentiti, sì, perché poi ho visto, appunto, ci hanno seguiti su Instagram, ho visto i suoi gol, le cose, mi ha detto grande, perché magari gli avevo fatto una parata nella play, gli ho detto guarda che la play, ma c'è qualcosa che non va. Però no, poi comunque sto seguendo, ecco, e ho visto, sì, ha perso le ultime 2 partite perché si fa andata e ritorno, Sì. però è sempre lì in alto, quindi bene, bene, sono contento, dai. È una bella cosa, una Sì. bella iniziativa. Certo. E, insomma, poi lui gioca a PES, io gioco a FIFA, però Vedi, vabbè, è anche perché su FIFA io. non ci sono i diritti della B. Esattamente, anche io gioco a FIFA, tant'è che, a parte che ci dobbiamo aggiungere a vicenda, ma ti dirò, io ho portato la Juve Stabia in Serie A, quindi che sia di buon auspicio anche magari per lui. Allora sei forte, Vabbè, ma ce la giochiamo sicuramente, perché secondo me anche tu sei bravo, però io so che Jack mi sa che ci batte tutti, però no? Calò? Jack Calò ovviamente, sì. Boh, io non ci ho giocato contro. Io ci proverei, dai, magari una Mi partita. Però dicono sì, è bravo, bravo. In mi competitiva è dicono bravo. che Jack Calò è bravo, bravo, bravo. Allora, vediamo qualche altra domanda. Beh, guarda, questo nostro amico dice che vuole Coscarelli Vincenzo dice vuole il tuo gol al 90° alla Rechi di Salerno nel derby, vuole il Allora, tuo gol nel derby. ti dico, spererei di no perché vuol dire che non stiamo perdendo, perché se vado a saltare vuol dire che stiamo perdendo, quindi magari no. Esattamente. Ovvio, sarebbe bello, sì. Peccato che eventualmente sarebbe a porte chiuse, per cui
sarebbe ovvio, sempre bello, però ecco. Ivan, ti chiedono tutti ovviamente del gol, come magari giusto che sia, visto che fa strano ovviamente che un portiere faccia gol, e sono pochi i portieri che hanno fatto gol nella storia del calcio in generale, però ovviamente tu sei un portiere e in quanto tale il tuo compito è quello di parare, e di parate importanti in questo tuo trascorso stabiese ne hai fatte. Ce n'è una in particolare che ricordi, che dici guarda lì noi abbiamo portato a casa punti perché sono riuscito a fare quel tipo di parata, quella parata davvero spettacolare, quella che non dimentichi? Ma guarda, per quanto, secondo me sul risultato io me ne ricordo due in questo momento, una col Crotone e che mi sembra eravamo 2-2, e una col Crotone su, non mi ricordo come si chiama il giocatore, e poi una con il Trapani, che non è stata alla fine chissà che parata, perché su Tugurdò, che eravamo sul 2-0 per loro, però poi sai, alla fine lì è parata, si è ripartiti, poi dopo poco abbiamo fatto il 2-1, 2-2, e per poco non la vinciamo. Quindi sono le parate magari un po' che non sono, ecco, oddio che parata, però me le ricordo perché mi fanno piacere, perché magari dopo potevamo inguaiarci e non saremmo riusciti a portare a casa punti. Addirittura c'è Raffaele Esp che dice che sei entrato già nella storia di Castellammare. Grazie, mi fa molto piacere. Allora, vediamo qualche altro messaggio da parte dei nostri amici. Beh, in tanti scrivono questo: rimani a Castellammare, beh, la speranza ovviamente è quella di tutti, che tu possa ovviamente restare a lungo con la nostra squadra, con la nostra società, con il nostro glorioso club, e calcare ovviamente questo terreno di gioco. Tra l'altro lo vedrai ovviamente tu direttamente, il tempo non è dei migliori, ha piovuto fino a pochi minuti prima di questa diretta, però ovviamente il nostro terreno di gioco è sempre in perfette condizioni. Sì, per fortuna il campo è sempre buono. Quindi due volte, dice Davide Girardino, con il Trapani ci hai salvato due volte sullo 0-2. Sì, poi insomma, quella che ti ho detto è stata l'ultima, diciamo, dove poi dopo sei riuscito a arrivare al pareggio, però ecco, mi fa piacere, questo mi fa piacere, perché vuol dire che insomma io faccio la parata, poi magari Forte fa il gol, però ecco, alla fine passa tutto dalla squadra, quindi se ci sono delle prestazioni positive, alla fine il merito è di tutti. Bisogna finire che al prossimo gol devi inventare l'esultanza come fa il nostro squalo, qualcosa, no, di diverso. Ce l'ho già io, è che non me l'hanno fatta fare. Sì. Beh, allora magari la vediamo al prossimo gol, la vediamo, speriamo. Per quanto riguarda invece il discorso sedute di allenamento, ecco, tornando magari un tantino seri, aspettiamo ovviamente di conoscere quello che è il diciamo la decisione da parte del governo sul 18 di maggio, oppure il prolungamento, non so, magari l'anticiparsi. Il problema è che c'è un protocollo, ecco, ovviamente noi non scendiamo nel dettaglio, Ivan, perché non lo conosciamo, ci siamo fatti un'idea generale un po' tutti. È un protocollo ovviamente di difficile applicazione, soprattutto per quanto riguarda le società, ovviamente già in Serie A difficile da applicare, in Serie B, addirittura in Serie C diventa molto più complicato. Bisogna trovare una soluzione però, perché la volontà di tutti è quella di tornare in campo. Magari, perché no, farlo nel corso del tempo, aspettando fosse un altro po', però bisogna farlo, bisogna tornare a giocare, perché il calcio è di tutti, perché il calcio ovviamente è lo sport più seguito in Italia e non soltanto, anche se però è notizia delle ultime ore, per esempio un campionato come quello della Ligue 1 in Francia si avvia alla sospensione definitiva e all'inizio della nuova stagione soltanto da settembre in poi. Ecco, è ancora un po' tutto in alto mare. Sì. Diciamo che appunto noi siamo molto legati alla Serie A, che la Serie A è quella dove gira tutto attorno, però ovviamente col discorso retrocessioni, promozioni, noi siamo direttamente legati alla A. E secondo me poi sai, il discorso è un discorso di responsabilità,
perché comunque i dottori, sia i medici, penso, delle nostre società, sia chi di mestiere, insomma, deve prendere queste decisioni, devono anche loro esprimere un giudizio. E comunque non è una situazione dove puoi dire speriamo vada bene, devi essere sicuro al 100%. E quindi secondo me la difficoltà è un po' quella, al di là poi del tenerci isolati e tutto quello che vuoi. E tutto questo sarebbe per far ripartire comunque alla fine a porte chiuse, che il calcio è bello. Io penso un bambino, io quando ero bambino sognavo di giocare a calcio, sognavo, ma perché sognavo magari che fai la parata, esultano i tifosi, e il calcio è quello, quindi sarebbe tutto un po'. Però sai, il calcio appunto è lo sport più seguito. È un grandissimo ammortizzatore sociale. Comunque, sai, quando magari No, le è proprio famiglie. industria, eh? Non è proprio industria, la quarta Sì, hai industria d'Italia. capito. Per cui ci sono tanti interessi. E la cosa, per me, la sensazione è che un po' si andrà ancora avanti in questa situazione, perché sai, appunto, qualcuno deve prendersi la responsabilità e far scendere i giocatori in campo col rischio. Anche se tutti controllati, quello che vuoi, però ognuno ha la sua vita e devi fare gli spostamenti, le trasferte, giocare ogni 3 giorni. Poi sai, magari in Serie A viaggiano con l'aereo, fanno in Sì. B ci sono possibilità diverse, giochi ogni 2 o 3 giorni, sai, magari giochiamo a Venezia, andiamo su, torniamo giù, non è Esatto. facile. E Anche quindi. perché Ivan, se dobbiamo ripartire, è giusto che si riparta nella totalità. Non è che possiamo evitare, citiamo Venezia perché l'hai citato tu, non possiamo evitare di andare a Venezia e magari giocare con il Crotone. Ecco, se il campionato deve ripartire, come ci diceva anche giustamente mister Fabio Caserta settimana scorsa, deve ripartire senza nessun tipo di vincolo, senza nessun tipo di problema. Il problema è che oggi noi non abbiamo la certezza che tutto questo è risolto. Anzi, i decessi, i contagi che continuano ad esserci giorno dopo giorno fanno pensare a tutt'altro. Esatto, e come dici te, la situazione è questa, sai, sta migliorando, e purtroppo però l'Italia è andata un po' a macchie, nel senso ci sono zone dove la situazione è quasi risolta, zone dove la situazione è complicata, per cui Sì. sai, l'Italia però è una, il campionato in questo caso è uno, parliamo di B. Come lo è là, e non puoi rischiare niente, devi essere sicuro, però purtroppo lo sappiamo, fino a che magari no, non ci sarà una cura, un vaccino, non si riprenderà mai come era a dicembre, per dire. Per cui una pista, secondo me, la stanno studiando per ripartire, per cercare di ripartire, però allo stesso tempo, secondo me, stiamo andando anche un po' per le lunghe, proprio perché non si può rischiare niente. E non è Esatto. giusto fare discriminazioni perché, appunto, come il Venezia, può essere la Cremonese o altre squadre, magari si trovano in una certa situazione e altre no, viceversa, insomma, non è giusto. Bisogna essere tutti. Peccato che ci sia, siccome, un po' di confusione perché, sai, c'è grande voglia di far ripartire subito, ma ci vuole anche equilibrio perché non Esatto. bisogna destabilizzare, non, insomma. Ci sono cose più importanti in questo momento, che è la salute delle persone, gente che è a casa dal lavoro, no, anche noi siamo a casa, ma gente che magari ha più difficoltà, in questo momento la preoccupazione è quella. Va risolto quello, poi dopo, allo stesso tempo cercare di portare avanti il resto e ripartire. Io lo vedo Ivan, così. beh, certo, Ivan, un calciatore di movimento magari fa corsa, si allena anche con il fiato. Ecco, un portiere a casa come si allena? Io ti vedo, per esempio, così come ero io da bambino, anche se giocavo in attacco, però io lanciavo la pallina alla porta e andavo in tuffo a prenderla. Ecco, io ti ci vedo un po' in questo modo, magari negli allenamenti in casa. Ma guarda, quando ero qualche chilo in meno, qualche centimetro in meno, a casa lo facevo sempre. Ora, dopo, devo cambiare il letto ogni 2 giorni, se inizio a farlo. Per cui, ecco, un po' anche quello mi manca, ti dico la verità, buttarmi, fare tutte le cose da portiere. Sai, mi metto col muro, tiro la palla sul muro, però cosa vuoi? C'hai i vicini, Certo. c'hai.
quello è. Dopo i vicini si arrabbiano. Dai, leggiamo qualche altro messaggio. Allora, vediamo, vediamo. Beh, come ti trovi a Castellammare l'abbiamo già letto. Vediamo che emozione dopo il gol. Magari ancora vediamo qualche altro messaggio di qualcosa che non abbiamo. Ecco, questa per esempio sarà sicuramente contenta la tua fidanzata. Dice Ivan, dice Marti Torrisi. Ecco, dice Ivan, sei fidanzato attualmente in qualche situazione sentimentale? Saluti da Firenze. Forza Juve Stabia. Ecco, questa ragazza si sta proponendo. Ecco, Ivan, sarà contenta ovviamente la tua fidanzata che ti sta ascoltando in questo momento. No, lei è contentissima, la mia ragazza è contentissima. No, tanto sono qua con lei, quindi sono blindato proprio. Sto sudando. Ecco, quindi bisogna, cara, sta sudando. Cara Marti, mi sa che devi per forza trovare un'altra soluzione perché il nostro Ivan Provedel è impegnato. Emanuele Pisacane ti chiede se giochi a FIFA. Sì, giochi a FIFA, l'abbiamo già detto prima. FIFA e Allora, Formula 1. FIFA e Formula 1, ecco. Io FIFA, Formula 1 non ancora, mi devo attrezzare. Allora, la parata più emozionante l'abbiamo anche questa già detta. Allora, vediamo, vediamo. Ecco qua, questa mi piace. Perché io la risposta ce l'ho già. Luca Vitabile dice: Castellammare è la piazza più calda in cui tu hai giocato. Guarda, è una piazza calda che mi trasmette molto. Ho giocato in altre piazze, diciamo, calde, come può essere Pisa o Perugia, dove c'è tanto pubblico, c'è trascinamento, però insomma una cosa che mi piace tanto in Castellammare è proprio l'attaccamento che c'è al di fuori anche dello stadio, quello sì, per cui è una piazza che ti trasmette tanto e ti fa, penso, dare quel qualcosa in più. Ovviamente quando sei sotto la curva sud hai i nostri tifosi alle spalle, ma il coro, quello dei tifosi della Juve Stabia che ti piace di più, qual è? Ma guarda, mi piace quando facciamo gol, ti dico, i cori a me piacciono tutti, poi ti dico la verità, Sì. durante la partita cerco di isolarmi Certo. e sentire i miei compagni, però a me, al di là dei cori, mi piace tanto quando facciamo gol, poi parte la canzoncina, che invece che dire Barbra Streisand, dice Juve Stabia. Sì, è vero, è vero, è vero. Quella Quella mi che fa impazzire. parte con il nostro poi Tiziano Valle, il nostro speaker qui del Menti, che poi dà l'annuncio ufficiale del gol. Magari, chissà, al Menti segnerà Provedel e sentirai anche il tuo di annuncio ufficiale. Allora, ovviamente io non leggo tutte le domande soltanto perché magari qualcuna è già stata magari anche risposta, l'ho fatta io in precedenza. Ecco, questa mi interessa. Vediamo, grande prova, come hai iniziato la tua carriera? Ci chiede Antonio Mosca. E io ho iniziato, ero del Chievo, ho fatto l'ultimo anno di primavera a Chievo e poi dopo ho avuto la possibilità di andare il primo anno, diciamo, tra i professionisti in prestito al Pisa, in C, era l'ultimo anno dove c'era C1 e C2 e ho iniziato lì, diciamo. Poi dopo ho fatto qualche altro anno in prestito in B, gli anni successivi, e poi dopo sono stato preso dall'Empoli, dopo 2 anni a Empoli sono venuto a Castellammare. Fabrizio Salconio chiede: il compagno con cui hai legato di più? Ma guarda, non sono frasi di circostanze, ma veramente ho legato con tutti. Poi se devo farti un nome, ti dico Di Mariano, perché abitiamo uno sopra l'altro e quindi ha voglia a fare tutti i giorni, andiamo al campo Allora, assieme. attenzione che magari da sopra sentirai qualcosa che Da batte. sotto, sì, da Ah, sotto. da sotto, Sì. ok. Sentirai qualcosa che batte all'improvviso, sarà sicuramente Francesco Di Mariano che ci sta guardando. Voglio leggere ancora qualche domanda, se c'è, poi ovviamente ci salutiamo. Allora, vediamo, vediamo. Io torno a leggere qualche domanda al nostro Ivan Provedel. Vediamo, vediamo. Allora, vabbè, come ti trovi a Castellammare lo abbiamo detto, del futuro anche. Beh, Giuseppe ti chiede come sono le ragazze del sud, se ti piacciono. Io giro bendato. Beh, giusto, giusto, hai ragione, hai ragione. Allora,
Quest'altro nostro amico dice: beh, quest'altro amico dice: ciao Ivan, io sono di Ferrara, sono il figlio di una collega di tua sorella. E quindi probabilmente si conoscono, non so, si chiama Berga questo amico, non lo so, forse si conoscono tra di loro. Vuoi arrivare in Serie A con la Juve Stabia? Dice Giafiore 95. Sarebbe un sogno, sarebbe un sogno. Prima, allora, bisognerebbe fare un po' le cose a gradi, ecco. Certo. Stiamo tutti certo. Bene, ripartiamo, ci salviamo, poi... Se allora è l'apoteosi lì, poi la fine più bella che c'è dopo. Salutiamoci con l'ultima domanda: quando si avrà l'opportunità di ritornare nuovamente allo stadio Menti, la prima cosa che farai quando entrerai all'interno del Menti qual è? Sincero, mi butto per terra la prima cosa. Perché mi manca tanto. E allora sono pronto ad immortalarti, sono pronto con la foto. Ma non mi faccio beccare. Non ti fai beccare, ma ti butti a terra dove? Sul manto erboso o negli spogliatoi? No, sull'erba, se no è come buttarsi per strada, no? Però, poi quando arrivo allo stadio, la prima cosa, sperando, sai, le restrizioni, non si sa, perché poi magari non ci possiamo toccare, Certo. Però ci diamo tutti un abbraccio, perché due mesi non ci vediamo, quindi un po' ci manchiamo, dai. Non si dice, ma ci manchiamo allora, tra di noi. Esattamente. Allora, un abbraccio virtuale in questo caso, a nome di tutti ovviamente tifosi della Juve Stabia, lo do io. A te, caro Ivan, ci sentiamo presto. Ci rivediamo sicuramente presto. E forza Juve Stabia. Certo. Grazie a tutti, forza Juve Stabia, e grazie a te, Ciro, per le chiacchierate. Un saluto a tutti, speriamo di vederci presto. Ciao Ivan. Ciao ciao. E allora, questo è stato Ivan Provedel. Siamo arrivati alla chiusura di questa seconda nostra diretta, secondo appuntamento. Ci ritroviamo ovviamente nei prossimi giorni con un altro calciatore, parleremo, toccheremo ovviamente tanti argomenti, come al solito. Se volete sapere tutte le notizie che riguardano la SS Juve Stabia, gli appuntamenti sono quelli classici sui nostri social, sulla pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, dove potrete ovviamente anche rivedere con le telecronache del sottoscritto gli highlights, le interviste, le gare del settore giovanile della Juve Stabia, che purtroppo appunto è arrivata alla sospensione totale, come sapete, nel provvedimento che è arrivato qualche giorno fa, qualche settimana fa. Un saluto a Maurizio Saccina, che ci sta guardando. Sicuramente, caro Maurizio, andrai a riguardare, se non ci hai visto in diretta, la nostra diretta, quella con Ivan Provedel. Abbiamo parlato anche appunto di te. Poi ancora qui sul canale Instagram, sul canale appunto Twitter. Non mi resta per il momento, solo per il momento, che ringraziarvi per averci seguito. Appuntamento la settimana prossima con un nuovo calciatore. E come sempre, forza Juve Stabia! Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Drop it. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, sparacoriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24. Grazie ad una solida esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio,
col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108.